Eccolo che torna. Cioè, poi guarda quando gira, guarda quando gira. Ma lo dico a te che ce l'ha. Sembra, avete presente la Batmobile del Batman di Nolan? Quando lui esce con la uguale. Ma una sensazione. È pesante, Grande, grande. eh. Beh, Una certo. sensazione bellissima. Ragazzi, buongiorno a tutti. Stamattina sono anche ben illuminato, guarda che fortuna. Allora, obiettivo di oggi è arrivare finalmente a Milano dopo tutte le vicissitudini che mi hanno tenuto, diciamo, lontano. Tra l'altro a Milano ho la fortuna di essere ospitato da un amico, cioè una persona che non conosco, una persona piuttosto importante, che però lui conosce me. Io conosco lui perché è, diciamo, uno youtuber molto influente, molto conosciuto, sempre cicloturista, e questa sera dormirò da lui e mi ospiterà, quindi non vedo l'ora di incontrarlo. A dopo, adesso sì, pedala, pedala, pedala. Ragazzi, fate i bravi, questo è il fiume Serio. Ragazzi, non lo sapevo, ma ho visto un cartello e ho girato, e laggiù vedo una cosa lontana. Adesso provo a farvela vedere meglio, eh. Che oggi è tornato sano e salvo. E mi è venuta un'idea, ragazzi, visto che la bicicletta si chiama Vale, io non amo molto dare nomi alle cose, però sarebbe, credo, simpatico dare un nome anche al piccolo dronino di Pedalando per l'Italia. Voi avete suggerimenti? Nel caso, scrivetelo nei commenti. Grazie. Allora, avete visto che bello il santuario di Caravaggio? Fantastico, eh? Purtroppo non ho potuto volare con il drone dentro al perimetro del santuario perché seppur le mappe di Flight, quelle che autorizzano o meno i droni a volare, dicesse che fosse tutto ok, che era zona libera di volo, ho per così maggiore sicurezza chiesto alla segreteria del santuario se avessi potuto fare delle riprese all'interno. Purtroppo mi è stato detto che non c'era il rettore in quel momento e quindi avrei dovuto mandare una mail, aspettare la risposta, ma ovviamente era una cosa non fattibile. Quindi ho preferito non fregarmene e volare comunque dentro, non autorizzato, e volare direttamente esternamente. È stato comunque bello, insomma, il risultato direi che è apprezzabile. E questa? Che bella! Questo bel piumiciattolo invece è l'Adda. Mi mangio una bella crostatina volante, ragazzi, mentre pedalo. Ragazzi, allora poco fa ero disperso in mezzo alle vallate della zona e un pensiero mi assillava. C'era un neurone che faceva così, ma io non capivo cosa fosse. Poi ho individuato piano piano quale fosse il messaggio del mio cervello ed era relativo al fatto che ieri io fossi a Romano di Lombardia. Però non capivo cosa intendesse. Poi ho capito. Ragazzi, Lombardia! Siamo entrati in qualche momento in cui mi sono perso ovviamente come al solito il cartello passare nella quinta regione di Pedalando per l'Italia, per l'appunto la Lombardia. Adesso stiamo per raggiungere il suo capoluogo, e cioè ovviamente Milano, e quindi potremo come di consueto aggiornare la mappa di Pedalando per l'Italia. Io devo avere una passione per i ponti, mi piacciono anche quelli brutti come questo.
Allora ho chiesto a un ragazzo che correva e questa si chiama la ciclabile del Naviglio della Martesana. Molto molto bella ragazzi, ve la consiglio. So che le tue amiche lo fanno, ma te non puoi andare lì, dai su, stai tranquillo, stai tranquillo. Ragazzi, questo è il corso Buenos Aires, devo dire che se anche non c'è tantissimo traffico, è veramente un delirio di gente che passa a destra, a sinistra, contromano, taglia la strada, invadono la ciclabile, insomma, un bel delirio. Però vedete che funziona così, dai. Siamo a Milano, si vede, sono le modelle, shooting. Non so se voi lo vedete, ma io lo vedo e forse lo vedono anche i miei occhi. È arrivare a Milano, ragazzi, bicicletta, è tanta ansia, però tanta soddisfazione, dai. Dai, scusate questo momento Barbara D'Urso, ma mi è venuto così. Grazie, grazie che mi seguite, ragazzi, grazie, siete la mia forza, grazie. Felice, capito? Non è quello, è che e reagisco così, sarà lo stress di questi giorni, le difficoltà, ma sono contento di essere qua, ragazzi, a Milano, ci siamo. Che pirla. Beh, mezzi strani li hanno anche qua, eh. Oh, ma c'è qualche piccione per caso? Alla faccia! Ragazzi, siamo a Milano, questo è il Duomo, l'abbiamo fatta. Questa è la quinta tappa del nostro tour pedalando per l'Italia. Quinta tappa, quinto capoluogo di regione e anche quinta regione. Adesso vado a segnare tutto sulla mia mappa, sul mio itinerario. Sono emozionato da bestia, ragazzi. Che figata! Siamo ragazzi, aggiungiamo la tappa 5 alla nostra lista, che è appunto Milano fatta. Andiamo anche a disegnare quello che è stato più o meno il tracciato che abbiamo fatto per arrivare fino a qui. Dai, Milano dovrebbe essere più o meno lì. Bene ragazzi, quinta tappa, adesso non resta che visitarci un po' la città perché ci sono tante cose da vedere. Una cosa che mi piace anche molto è aver portato i colori di Bellaria Igea Marina proprio qui in Piazza Duomo, ragazzi. Wow! Siamo in galleria, bellissima. Questa è una tradizione milanese. Girare tre volte sulle palle del toro. Adesso lo faccio anche io, eh. Faccio anche io, eh. This, one, two, and three. Ok, yeah. Grazie. C'è Leonardo. Questa è la mitica Scala di Milano. Miti dello street food milanese, Spontini per quanto riguarda la pizza, e invece questo è Luini, il re dei panzerotti. Eccola qua, la via Monte Napoleone, ragazzi. Ecco, questa è la vetrina che mi piace, guarda. Questa è la parte interna del castello sforzesco, molto 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 bella. Non c'è moltissima gente, anche perché comunque è molto molto grande. Questo è l'enorme parco che c'è dietro al castello sforzesco. E qui va a vedere il Duomo, chi il castello sforzesco. C'è anche qualche altro malato come me che invece va a citofonare a casa della gente, in particolare a casa di Andrea Galeazzi. Ciao Andrea, sei un grande. Torre Unicredit. Tutto il mondo ce lo invidia, il bosco verticale. Che tunnel.
Comunque questa zona nuova di Milano è veramente bella, tra Bosco Verticale, e Palazzo Unicredit, il parco verde qui attorno e tutti i grattacieli dall'altra parte sono veramente veramente belli. Complimenti ragazzi, bel lavoro. Sono arrivato all'indirizzo, il numero 11, è la casa del mio amico che dovrebbe arrivare. Aspetta, 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 aspetta. No, grandissimo! Ragazzi! Cioè, che casualità! Milano è grandissima, ma uno si becca in una via. Ma perché a Milano siete puntuali, capito? Figa! Fatturato, come va il fatturato? Bene? Va bene, sempre, sempre fatturati, sempre imbruttiti, però imbruttiti non quando vedi Marco. Perfetto. È tanta roba, bella sorpresa. Bene, adesso bello bello, no? Perché dopo 100 km bellissimo. Ma che, non bellissimo. E se tolgo anche la giacchetta, secondo me si sente che è qualcosa che è meglio di no. Però teniamola chiusa. Fai la doccia. Allora andiamo su per quattro piani con questa qui? Sì, sì, sono quattro piani senza ascensore, perché per far bilanciare il fatturato. Certo. Comunque a noi le cose strane piacciono, quindi facciamola sta cosa. Dai. Allora Pietro mi ha rubato la bicicletta, ma è giusto che sia così perché mi ospita a casa sua, quindi la mia cosa è la sua cosa, come si dice. E vediamo se torna, dai, se torna con la bici intera. Eccolo che torna. Guarda quando gira. Dico a te che ce l'ha. Sembra, avete presente la Batmobile del Batman di Nolan? Quando lui esce quella uguale. Ma una sensazione, è pesante. Grande. Beh, una sensazione bellissima. Rispetto alla bici normale. Beh, grazie per questa esperienza, perché ragazzi, figurati. Provatela sta bici, anche solo per provarla. Ha una sensazione, che spettacolo. Vabbè, adesso andiamo a mangiare. Bella, però adesso andiamo a mangiare. È vero. Ma Pietro, io non so cosa dire per chiudere sto video, aiutami. Ci sarebbe da vedere la carbonara che mangiamo tra poco, però non ve la facciamo vedere. Anche perché durerà 2 minuti. Sì, durerà veramente pochissimo. Perfetto. Tra l'altro siamo qua, in questa location, che poi è casa mia, e stavo spiegando a Marco che queste sono le famose case di ringhiera. Famose no, in realtà. Però esistono solo a Milano, a Torino, penso in altre parti d'Italia non esistono. Io ti chiedo, ma perché si chiama ringhiera? Perché c'è la ringhiera. Banalissima, ovvia risposta. Super qua. Facciamo vedere dove abbiamo parcheggiato la bici? Sì, va bene. Comodo, parcheggio comodo. Sì. Per arrivare è stato un attimo. La prolunga è su 40 metri di, esatto, di ho, fatto, ho fatto il lancio per collegarmi, ma è andato bene subito. Al primo lancio ci ho preso, e quindi la bici qua tranquilla, e quindi nessun problema. Dai, noi ci facciamo questa carbonara e poi lo so. Ci vediamo domani? Perfetto. Ci vediamo domani, saluto, ciao. Le sorprese non finiscono mai, ragazzi. Io sono sceso a fare due passi perché un mio amico mi ha detto che era in zona e il mio amico l'ho trovato ed è questo qua. Ciao Max, tutto bene? Tutto ok? Bene, tutto bene. Ha detto che era lì per lavoro, no? Che era in questa struttura qua per lavoro. Vabbè, i motivi erano altri. I motivi erano questi qua, guarda! Niente, in pratica sono venuti a trovarmi questi ragazzi perché pare che domani facciamo una tappina insieme in bicicletta. Avete le bici dietro? Perfetto. Niente, domani pedalando per l'Italia in tre praticamente. Siete pronti? Abbastanza. Dai, io vado piano. Sarà meno faticoso che rintracciarti per Milano. Grandissimo. Non abbiamo sbagliato di niente. Bene, voglio vedere domani cosa succede, sono curioso. Ciao, salutate, ciao.